Tutti i progetti migliori cominciano con un piccolo passo. In questo video vi raccontiamo le storie di quattro persone che hanno suscitato l'ilarità dei vicini con i loro progetti, che poi si sono rivelati incredibili. Iscrivetevi al canale e tuffatevi con noi in questa nuova classifica se avete bisogno di un incentivo per affrontare le avventure che non avete il coraggio di intraprendere. Meghan e Charles. Meghan e Charles avevano un grande sogno. Questa coppia inglese abitava in una roulotte parcheggiata su un terreno nei pressi della casa dei genitori di Charles, ma desiderava una vera casa in cui trascorrere il resto della vita. Sebbene fossero entrambi inesperti in materia di costruzioni, Meghan e Charles si sono messi in gioco e hanno progettato un'abitazione ecologica e in armonia con la natura. Non avevano un piano architettonico preciso, ma avrebbero seguito l'istinto e aggiunto le modifiche necessarie strada facendo. Meghan e Charles hanno avuto un enorme successo. L'uso predominante di legno e materiali riciclati li ha costretti a cambiare idea più volte per adattare i loro progetti alle materie prime. Ma nel lungo termine si è rivelato una scelta azzeccata. La coppia desiderava una casa quasi completamente autosufficiente, oltre che sostenibile. Un buon isolamento termico avrebbe ridotto la necessità di riscaldamenti, un tetto verde avrebbe drenato alla perfezione l'acqua piovana e un piccolo orto avrebbe prodotto la frutta e gli ortaggi necessari. Quello che un tempo era stato un semplice appezzamento di terreno arido e spoglio si è trasformato nello scenario perfetto per la casa dei loro sogni. La gravidanza in attesa di Meghan sul finire dei lavori si è rivelata la ciliegina sulla torta. Sembrava tutto perfetto, ma un giorno Meghan e Charles hanno ricevuto una comunicazione ufficiale dal consiglio comunale che avrebbe potuto rovinare i loro sogni. La lettera invitava la coppia a demolire l'abitazione costruita, considerata abusiva dal momento che nessuno di loro aveva chiesto i permessi necessari per edificare il terreno. Il loro duro lavoro non era servito a niente. Possibile che la loro avventura fosse già giunta al termine? Charles e Meghan hanno deciso di non arrendersi. Si sono rivolti al Comitato Cittadino per l'Edilizia per contestare la decisione del Consiglio Comunale e hanno raccontato la loro storia ai media per ottenere il supporto popolare. Molte persone hanno dato ragione alla coppia e inviato messaggi di sostegno da tutto il mondo. La decisione, però, spettava al Comitato. Per fortuna il Consiglio Comunale ha deciso di permettere a Charles e Meghan di tenere la casa. Dal momento che l'abitazione era in perfetta armonia con la natura, il comitato ha deciso di usarla come esempio per l'intera comunità. Oggi la coppia di piccioncini vive ancora in quella casa fantastica e non potrebbe essere più felice. Che tipo di abitazione costruireste se poteste realizzare tutto con le vostre mani? Ditecelo nei commenti. Dave e Sherry. Sherry, una donna 33enne di Sydney, si è ritrovata un giorno ad osservare suo marito, Dave, mentre lavorava a un progetto imprecisato nel cortile di casa loro. Dave aveva avuto un'idea brillante ed era stato così impegnato a trovare il modo di realizzarla che aveva dimenticato di condividerla con la moglie. Il suo progetto era molto ambizioso e avrebbe realizzato il grande sogno della sua vita. Avete mai sentito il desiderio bruciante di creare qualcosa che fosse solo vostro? Raccontateci le vostre esperienze nei commenti. Dave aveva un sogno particolare, ma per fortuna ha trovato il mezzo per realizzarlo grazie a un annuncio pubblicitario trovato sul web. Ha agganciato un grosso rimorchio alla sua auto ed è partito alla volta di una meta sconosciuta, lasciando allibita la moglie Sherry. Che cosa aveva in mente suo marito? Quando Dave è tornato a casa, sprizzava felicità da tutti i pori. Suo marito era sempre stato un grande appassionato di birra e da tempo sognava di aprire una piccola distilleria domestica in giardino. Quando aveva visto un annuncio online scritto da una persona che vendeva una birreria in miniatura completa di tutte le necessità, aveva colto l'occasione e l'aveva comprata al volo. Il set comprendeva un grande barilotto di birra, il materiale per distillare e persino un piccolo capannone portatile per allestire una stanza sommaria. Sherry non era molto contenta dell'acquisto.
Il capannone occupava metà del giardino e rendeva ridicola l'intera abitazione. Perché non potevano comprare la birra in negozio come tutti? Dave non ha lasciato che l'incertezza della moglie spegnesse il suo entusiasmo e ha costruito il suo birrificio in miniatura. Per assicurarsi che Sherry non si sentisse esclusa dal suo progetto, l'ha coinvolta nel controllo della qualità della birra prodotta. La donna ha cominciato finalmente ad apprezzare l'idea e ha potuto notare la felicità del marito. Dave era entusiasta del suo piccolo birrificio domestico e sembrava aver trovato un nuovo scopo nella vita. Col passare del tempo, la coppia ha messo a punto la propria marca di birra e iniziato a coltivare il luppolo in giardino. Adesso non devono più comprare la birra del supermercato e possono godersi un prodotto genuino di ottima qualità. Will e Lil. Willy, il padre di Lil, un bambino di 10 anni, ha chiesto a suo figlio quale gioco o attrazione gli piacesse avere in giardino. Pensava che il ragazzo avrebbe risposto una piscina, un trampolino gigante o un canestro per giocare a basket. Ma Lil lo ha stupito con un desiderio fuori dal comune. Il bambino voleva un ottovolante. Will aveva appena portato l'intera famiglia al parco divertimenti Six Flags e Lil aveva adorato le montagne russe al punto da chiedere un ottovolante tutto per sé. La maggior parte dei genitori avrebbe riso e chiesto al bambino di scegliere un giocattolo più abbordabile, ma Will non era un padre qualsiasi. Ha riflettuto per qualche giorno sulla proposta del figlio e poi ha deciso di accoglierla. Avrebbe costruito una piccola montagna russa in giardino. Sarebbe stato un progetto impegnativo. Costruire un percorso di montagne russe non è semplice. Bisogna fare dei calcoli matematici molto precisi, conoscere le leggi che regolano la gravità, prendere le precauzioni necessarie per realizzare una giostra sicura e al tempo stesso progettare con creatività. Will ha iniziato dalle fondamenta. Ha usato delle travi di legno per creare il percorso su cui avrebbero viaggiato le rotaie. Ha comprato dei tubi in PVC per i binari e costruito un carrello aerodinamico dotato di rotelle su misura per i binari. Will ha prestato molta attenzione alle curve, le salite e le discese, ma alla fine è riuscito a realizzare una giostra sicura. Il papà dell'anno ha effettuato un giro di prova con un manichino di 150 kg. Il test è stato un successo e Will ha dato finalmente il permesso ai suoi figli di salire sulla montagna russa. L'ottovolante non ha controlli automatizzati e funziona con la gravità, quindi i bambini devono ricollocare il carrello al termine di ogni giro se vogliono godersi la corsa lunga 55 metri. Will ha scoperto che i lavori manuali danno assuefazione e finora ha costruito altre 4 montagne russe per i suoi bambini e quelli del quartiere. Wayne. Non sappiamo cosa hanno pensato i vicini di Will quando lo hanno visto iniziare la costruzione di un ottovolante, ma sappiamo che quelli di Wayne si sono mostrati molto scettici nei suoi confronti quando lo hanno visto scavare una grossa buca in giardino. Non sapevano che Wayne aveva un grande sogno e che avrebbe fatto di tutto per realizzarlo. Possibile che questo uomo avesse deciso di costruire una piscina da solo senza l'aiuto di una squadra di professionisti? I vicini erano increduli, ma Wayne si è dimostrato infaticabile e ha completato gli scavi realizzando un fosso largo e profondo quanto una stanza. I vicini hanno capito che il progetto di Wayne non consisteva in una piscina il giorno in cui a casa sua è stato consegnato un enorme container delle stesse dimensioni della buca. Alcuni operai hanno sistemato quella specie di bunker nel fosso e hanno aiutato Wayne a piazzare dei tubi di ventilazione e una scala. La buca è stata ricoperta con un alto strato di cemento che ha nascosto il container alla vista dei curiosi. Non tutti i vicini sapevano che Wayne era un grande appassionato di vini. Collezionava bottiglie delle annate migliori e dei vigneti più pregiati e di recente aveva iniziato a produrre il suo vino, di cui aveva riempito la casa. La fermentazione perfetta, però, ha bisogno di condizioni particolari di luce, temperatura e umidità, che si verificano soltanto in luoghi molto speciali, le cantine. Ecco svelato il mistero. Quel container metallico avrebbe ospitato una piccola cantina professionale. La scala conduceva a un paradiso per ogni amante del vino,
ornato di grandi scaffali per le bottiglie, botti per la fermentazione e tavoli per svolgere le attività manuali. E voi avete mai intrapreso un progetto che ha lasciato perplessi i vostri amici? Raccontatecelo nei commenti. Non dimenticatevi di mettere mi piace al video e di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle nostre prossime storie interessanti.